qua sotto questo tendone ci siano gli ultimi difensori dei veri valori europei e dello spirito con cui è nata l'Europa ed è cresciuta la comunità. Gli odiatori dell'Europa stanno fuori, stanno da un'altra parte, sono quelli che hanno usato un bellissimo sogno e l'hanno trasformato in una gabbia, in un incubo dove in pochissimi ci hanno guadagnato sulla pelle di 500 milioni di persone. Quindi io a maggio farò di tutto perché... Cioè l'Europa di Juncker contro la vostra, posso dirla così? Sì, l'Europa dei pochi contro l'Europa dei molti. Vabbè, quello lo decideranno gli elettori, però... L'Europa è governata da sempre dall'asse socialisti popolari. Noi tutti abbiamo l'occasione storica nel prossimo maggio, per la prima volta dopo decenni, di mandare al governo della comunità europea le forze che non siano socialiste e di sinistra. No, i socialisti popolari, fuori dalla porta, ai popolari, populisti popolari. Sì. Cioè tu vedi una possibile alleanza nella commissione di Bruxelles, populisti popolari, sì. Populisti, a verbale. Popolari alla Orban, non alla Juncker, preferibilmente. Alla Weber. Io con Lussemburgo non ho un gran rapporto ultimamente. Sì, l'ho notato. C'ho... E loro con te, peraltro. Però. Anzi, c'è una reciprocità. Anzi, ridiscuteremo il senso della presenza del Lussemburgo nella comunità europea. Quindi, vabbè, vediamo. È un fondatore. Siamo due dei sei fondatori, quindi... Sto scherzando. Rispetto reciproco.